Salve ragazzuoli, io sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuti a tutti, non, per coloro che non si sono ancora iscritti, Scrivono per coloro che sono iscritti rimangono con me, perché usciranno sempre comunque nuovi video, allora questo qui è la vasca della mia ragazza, <ride> ho appoggiato momentaneamente le piante che ho comprato ieri per me, va bene lascerò qualcuno anche a lei, non è che sono così avido, qualcuno gliela lascio, e ho preso anche dei piccolini che vi farò vedere Ma magari mi aiutate a classificarli questi che sinceramente li ho presi e basta sono sempre medaga ragazzi però della tipologia dovete un attimo dirmela. voi perché farò una vaschetta a parte dove tenerlo un piccolo pond questi qui comunque medaga ragazzi sono il futuro eh, vivono alle temperature più disparate li mettono all'esterno io però li voglio mettere all'interno so che danno il meglio nei pond esterni però effettivamente le temperature sono, diciamo così, eh, più stabili all'interno. Anche se, comunque, effettivamente per la riproduzione è meglio tenerli dentro che fuori, fuori comunque da aprile in poi. Per la riproduzione, all'interno dovrebbero farlo comunque molto più spesso. Sono un novizio per i medagli, ragazzi, non mi vede niente. Però li adoro, li amo. Comunque, cosa ho preso? Eh, L'unica pianta che posso classificare che ho comprato è la Salvinia auriculata. Sarebbe questa qui, è bellina. Questa qui, tutta questa zona qui. C'è anche della pistia qui in mezzo. E poi ho trovato anche questa pianta, ragazzi. Se qualcuno mi potesse comunque dire il nome, ne sarei grato. È molto particolare, veramente molto particolare. Ha anche delle radici. Che comunque eh, vanno verso il basso e si allungano tantissimo cioè, sono, sono stupende ragazzi Veramente belle Questo singolo cosetto l'ho pagato 5 euro 5 la salvinia E c'è pure quella pianta galleggiante che diventa rossa Quando assorbe troppa luce Quando l'illuminazione è troppo forte È Questa qui Abbiamo infatti la fogliolina quando la, la luce, comunque, è debole e non uh, troppo forte, rimane verde. A meno così mi è stato spiegato. Io mi affido più che altro a quello che mi dice un allevatore esperto o un coltivatore esperto in questo caso che deforme altre cagate che si leggono in giro. Quindi eh, faccio riferimento a quelli che già avevano. Queste tipologie di piante... E chi ha più esperienza di me... Perché ragazzi... In questo mondo... Non si finisce mai ad imparare... E... Eh, dire... Io sono il migliore in questo... Sono il migliore in quell'altro... Non esiste... Perché... Eh, si impara sempre ragazzi... Si impara sempre... In qualsiasi settore... Eh, non è che... Uno si studia qualcosina... Per qualche anno... Poi diventa il migliore... No... Non è così... Puoi sempre migliorare ragazzi... Bisogna sempre migliorarsi... Mai fermarsi... Perché... Una volta che ti fermi... Ti sei creato un muro mentale... Sei fregato, perché la pensi di essere migliore e stai sul cazzo a tutti. Ve lo dico prima, eh. Ve lo dico prima. La miglior tipo di mentalità è quella dove si percepisce qualcosa di nuovo in continuazione, si impara, si impara, si impara, si impara, impara da tutti, ragazzi, a prescindere dall'età. Quindi non è che se viene un diciottenne magari ha avuto quell'esperienza, voi non ve lo cagate perché vi che quello c'ha cioè, meno anni di me. No. Quello magari può aver avuto maggiore esperienza su quel settore lì. Magari della corologia. Voi eh, siete novizi in quel punto lì. Esempio, io con eh, gli Handler sono anni che ce li ho. Vedete, Ucciucci, i miei, i miei. questi qua sono della mia ragazza. Che eh, bellini! Vi, vi chiedevate che fine hanno fatto io? Sebo, io sebo. Stanno qui. Ok? Eccoli qua. Lo sebo. Poi vi faccio vedere anche quelli sotto. Ecco qui. C'è un'altra tipologia di Handler che non rimembro la prendemmo molto tempo fa però eh, diciamo, è diffusa al giusto come potete comunque osservare eh, sono acquari tutti senza fondo perché con il fondo che comprai un tempo eh, a parte questo fondino qui che comunque viene dai miei acquari ebbe un problema perché il fondo tendeva a diventare fango cioè non che si creava il fango nel fondo no? il, fa il fondo si scioglieva e diventava fango Vabbè, poi c'è lui, è goccino, goccino Schizzetto. schizzetto Era piccolo così quando l'abbiamo preso. Piccolo, piccolo, piccolo. Poi, che è successo? se sì. <ride> Si è ingigantito di botto. A sto testa di cazzo? Ma quanto c'è bello! Ma quanto c'è bello! E questo qui eh, praticamente mi fu venduto per, mi pare, 3,50 euro 4 euro. Perché il negozio doveva chiudere comunque per, eh, per, per il protestivo, nessuno se lo voleva comprare perché era un betta piccolo così. E che non ancora aveva sviluppato queste, queste pinne qui E quindi ho detto Vabbè se vuoi te lo, te lo posso vendere a poco Te lo tieni tu E lo cresci te Tanto qua morirebbe E me lo sono preso Io l'ho regalato alla mia ragazza La mia ragazza ama ah, e betta quindi Vabbè, Ama gli acquari come me ragazzi Cioè potevo chiedere di meglio dalla vita <ride> Bellini eh? E qua sotto invece ci sono eh, I guppi show Non so se riesco a inquadrarveli Qui c'è ancora uno dei miei guppi panda Voi mi chiederete Ma perché c'è un guppi panda in mezzo ai guppi show? E ragazzi Quando mi furono dati i guppi show e eh, Li presi da vannotti Perché mi furono comunque dati in un negozio Da un allevatore che li stava togliendo Gli avannotti che mi diede erano tutte femmine Allora che ho fece? Inserì l'ultimo superstite dei, dei miei guppi panda E mi sono usciti i mini guppi show Che sono spettacolari Sono una figata Eccolo là, lo vedete? Comunque, ragazzuoli. Ritorniamo sui medaca. Scusate, che in questo periodo, con il freddo, è un casino. Scusami. Allora, eh, aiutatemi a classificarli. Eh, scusatemi, i medaca sono dei pesci fantastici. Possono stare a basse temperature e alte temperature. Si riproducono comunque tra il periodo. Tra aprile e giugno, se non mi sbaglio, o settembre, ma non mi ricordo, sono novizio nel campo di metaca E eh, fanno le uova. Bisogna, bisognerebbe inserire dei mop o delle piante con delle lunghe radici da poter spostare. O si spostano i genitori, o si spostano comunque le uova. Ragazzi, io vi consiglio: fatevi degli acquari monospecifici su questi, non eccessivo anche di termostato, piccolo filtrino aria eh, o un filtro comunque classico e state a posto. Vabbè, forse è meglio filtrare. È un filtro classico. Ma anche comunque un filtro come quello là, a cascata. Ah, a proposito, quella è una mangrovia. L'ho regalata anche alla mia ragazza. Vedi che spettacolo delle radici! Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Eh, magari farò degli approfondimenti quando li inserirò nella loro, nel loro pond che avrò in camera. Non lo metto fuori. E. rimanete iscritti. Ci vediamo alla prossima. Belli. E... Ciao.